Se sai far bene la spesa, il miglior ristorante del mondo è casa tua. La cucina di un bistrò. Tre giurati dai palati molto esigenti. Due cuochi appassionati per una sfida infuocata. Quattro prove. Manualità, abilità, creatività, presentazione. E a condire il tutto, la nuova promessa della cucina italiana, Simone Ruggiati. Tutto questo è Cuochi e Fiamme. Benvenuti a Cuochi e Fiamme. Salve, salve. Giuria in postazione, ormai celebratissima. Fiammetta Padda, giornalista enogastronomica. E Rosellina, bella. Riccardo Rossi, la cravattina rossa anche lui. E Chiara Maci, che di rosso ha un rossetto stupendo. La nostra food blogger. Poi abbiamo Giovanni da Torino e Nicoletta, originaria di Foggia, ma arriva da vicino perché abita a Roma adesso. Dico bene? Benissimo. Molto bene. Allora, prima di tutto, prima delle vostre ricette, prima della gara vera che dà punti, c'è una piccola prova. Chi la vince sceglierà l'ingrediente principale della prova successiva. Conoscete il meccanismo? È una prova di manualità. Guardate come sono tagliati sottili questi champignon. Dovete farli più finemente possibile, questa è la prova. Manualità e velocità anche, perché avete soltanto un minuto, via! Partito il funco. È volata via quella foglia di funco. Allora, vediamo le due tecniche. Una, tagliamo il fungo a rondelle, prendendo la misura. L'altro invece sta tagliando lo champignon. Giovanni è partito creando la base e poi fine fine come si fa per il carpaccino. Qua invece lo facciamo rotondo. Vuoi provare con un altro? Perché se si taglia a metà e poi si poggia sul tagliere, sta fermo e viene più facile tagliarlo. Metà gara, non è la quantità ma è la finezza e omogeneità. Poi se lo fate entrambi uguali sarà anche la quantità, ma chi lo sa. Fa anche rima. Dieci secondi di tempo. Perfetto. Mi servono i piatti, posso? Sì, un po' di prezzemolo. Un po' di prezzemolo, ma mica la ricetta. Un po' d'olio, limone, sale e pepe e abbiamo fatto il carpaccetto. Dunque, qual era la gara che li taglia più rotondi? Vince Giovanni la prova di manualità. Vi ho visto all'occhio. Allora, guarda. Giovanni. Scusa. Simone, scusami, però tu devi far capire alla nostra Nicoletta. È emozionata Nicoletta, ora gli faccio un massaggio. No, mentre gli fai un massaggio, devi fargli vedere che voleva dire manualità. Taglia tu un funghetto al volo, sì. Lei capiva manualità, ma solo per farglielo, per curiosità. Allora. Guardi, quindi era impossibile, guardi. Guardi che roba. Ah. Ha capito come? Ecco, tutto. Era quello, ma va bene, sono buoni su, guardi, però... Spaghetti al pomodoro o risotto alla milanese? Va bene tutte e due per me. Risotto alla milanese. Oh, così si avanza, lo facciamo al salto. È il risotto alla milanese l'ingrediente principale della prova di abilità. Uno dei miei primi piatti preferiti. Il risotto giallo alla milanese, 30 secondi di tempo per fare la vostra spesa nella dispensa e poi il campanello, so se lo sapete, un utilizzo soltanto per tutta la prova o per il mio aiuto o per rientrare in dispensa. Quindi se vi ricordate tutto avrete una mano del sottoscritto. Pronti? Fate la spesa, via! Facciamo la ricetta classica. 300-320 grammi di riso carnaroli o vialone nano. Burro, 180 grammi circa, zafferano in pistilli, un buon brodo di carne filtrato dal grasso in eccesso, parmigiano come se piovesse. Questi sono gli ingredienti, ovviamente sale e un po' di pepe. 3, 2, 1, stop! Sono 12 minuti per fare il risotto, vedo Melagrana Tomini, bello, mi piace, via il tempo! Allora, premetto che io l'aiuto. Scusi? Scusi, mi dia del voi, per cortesia. E tre tomini? Sì. Perché sono tre, me li devi
per favore, aprire, tu che sei bravissimo, e scavare. Guarda che te lo faccio lo stesso anche se non mi elogi. No, ma lo so che sei bravo. Allora, te li taglio a metà e li scaviamo. No, che... proprio a metà. No. Togli solo la parte di sopra, perché queste devono fare da contenitore. Ah, ho capito, allora coltello liscio. Che ci fai con i tuoi mini? Li riempio di risotto. Sì? Io bagno il coltello, perché in questa cosa lo utilizzo meglio. Ah, me li devi scavare lì dentro, me lo dai, perché mi serve... Che l'usiamo per mantecare. Ok, il risottino. Il risottino. Nicoletta viene chiamata anche nonna Letta. Ah. Dal nipotino. Quante ne ha? Che gli fai dal nipotino da mangiare? Beh, quello che mangiamo a casa, tutto. Eh beh, a lui è classico, eh. No, lo mandiamo fuori a cena. Di origini pugliesi. Adora quindi le orecchiette. Gliele fai tu a mano? No. No. Fai come Riccardo. Brava. Chiami e le compro. No, le compro. Quando vado giù, le compro giù. Allora, come ce lo fai di variazione il risotto? Perché ricordiamo alla nostra giuria che il tema è il risotto alla milanese, ma loro lo faranno una versione rivisitata. Vai, fidati di me. Dunque, risotto alla milanese, cioè con lo zafferano. Sì. E poi metto anche la zucca di passata in padella. Molto bene, la cipolla la metti così solo per dare il profumo, non sì, e poi la tolgo. Io ho dato, stavo dicendo prima, una ricetta. No, mi devi scavare. Ah. Sì, sì, lo faccio. Pensavo di che io dato. No, sto qui. Ti posso chiamare nonna Letta anch'io? Sì, tesoro, ma come si accendono? Come se faccio anche quello. Quale vuoi? Questo? Questo. Quello piccolino? Va bene, grazie. Vai. Allora. Di là mi dici che fai mentre io scavo? Allora, ho preparato un soffritto che ho sbiancato la cipolla col burro. Adesso ci metto il riso e a sua volta lo sbiancherò un altro po'. Lo tosti? Lo tosto, sì, infatti. Lo tosto, poi lo sfumo un po' con il vino bianco e dopo vado avanti con il brodo. Praticamente è una sorta di risotto alla milanese. Manca... il midollo. Ecco, io stavo dicendo quello, non ci riuscivo. Lo vado a prendere subito. No, stia comodo. No. Grazie. L'ho fatto arrivare dalla Sicilia. Ah, perfetto. Stavo dicendo che io ho dato la ricetta per il risotto alla milanese classica, diciamo, però in quello classico ci andrebbe il midollo, però. Sinceramente... Però bisogna fare prima, fare il brodo di midollo prima. Ma io non lo metto lo stesso, sai, perché comunque adesso non si lavora più nei campi dopo il risotto e farlo troppo pesante mi sembra un po' alternativo, troppo pesante. Allora lo faccio così, classico, però magari con un buon zafferano, un buon brodo, filtrato. Allora... Quindi, a parte quello, qual è la particolarità? Vedo dei capperi lì. Sì, io Giovanni. Al posto del midollo metterò i capperi. Lo mantecherò con dell'olio di oliva e dei capperi, per cui è un risotto alla milanese, ma in tema di unità d'Italia, perché portiamo i capperi della Sicilia dentro al risotto. Mi piace. Mi fido di te. Giudici, che mi dite? Accettate le variazioni? Sì, quello sì. Ci piace molto perché vedo quel Tominos proprio... Ecco. Anche lì il capro, cosa... Nonna Letta, va bene. Riccardo, il Tomino, e poi ci sarà una particolarità alla fine con i capperi... Tomino non ce l'hai te? No, il Tomino no, ma dico, il Tomino per Riccardo sicuramente incontra lui fa il suo gusto. Dai, promuovete la vostra ricetta, mi piace. E il pomodorino? Il caffè. Il caffè. Sì. Va bene tutto. No, attenzione un attimo. Attenzione un attimo. Molto. No, ragazzi, se no mandiamo a monte la puntata. Sì. Fermati. 38 Scotto. E mezzo. Vedi? Eccolo. Ecco, ho battuto di quei capperi lì per piacere, mentre io seguo il riso. Guarda, già fatto, guarda. Dove sono tutti i coltelli? Aspetta che lo rubo a Letta, Ti prendo un coltello. Prego. Cioè adesso tu frantumi i capperi in una bottiglia? Non lo so, te li faccio un trito finissimo? Sì, guardi, io lo odio. Dai, metti il cronometro. Lo odio. L'hai messo il risotto, Letta? Guarda. Sì. Oppure già tirato col vino. Senti, ma i coperchi qui? Ci stanno lì. Aspetta, faccio tutto oggi. Stupenda. Sì, i coperchi qui.
Allora, caffè come lo usi? Sopra? Sì. Questa l'hai copiata? L'hai copiata. Da uno chef che conosco, eh? Può darsi. Non si dice. Ma fai bene, fai bene. Tanto Riccardo non lo so. Riccardo sa che se gli arriva il caffè magari storce un ma po' il naso. Ma visto invece no. No, perché io vedo che quando è fatto con sicurezza... Allora vuol dire che mi devo fidare, ho capito anche questo. Io sto facendo una sorta di psicoterapia qui a Torre Basta? Fiamme, basta. Niente a sì, sì, training culinario sto facendo, Riccardo. Grazie. Vai. Tu per chi cucini invece? Lei per il nipotino. Nipotino, quanti anni ha? Aspetta. E 2 anni e mezzo. Allora io. 2 e mezzo. E qui non è che chiede. E mangia le orecchiette. Se mangia le orecchiette, la cresce bene. Sì, sì, ma da mo' che le mangia le orecchiette. Ah, certo. Qua invece perché cuciniamo a casa? Io cucino normalmente per moglie e figlio, amici del figlio, amici nostri, eccetera. Poi qualche volta vado a cucinare a casa di qualche amico, a modi mi propongo come chef a domicilio, ma in realtà non è che ho una professione o una continuità. Quando capita vado. Bello. Poi se c'è da dare una mano magari alle suore. Lavora. Alle suore, vai sì, anche. Vado a far da mangiare qualche volta dalle suore o... Ma tu sei in pensione? Io sono in pensione. Ah, ok, no, perché dicevo, altrimenti... Ma dalle suore che si mangia? Dalle suore che si mangia? Tipo gli spaghetti alla Santo Spirito? Sì, beh, non si mangiano queste cose qua. Aglio, basta. Allora, vi lascio, brava che assaggi... Cipolla, che mi ero dimenticato di dirvi tra gli ingredienti, tra l'altro, tritata e fatta stufare per un buon quarto d'ora con il burro, metà burro, a fuoco lentissimo, deve diventare trasparente, aggiungete un pochino di brodo caldo per allentare la cottura, quella deve diventare morbidissima e perdere tutto l'odore. Da lì si alza bene la fiamma, si aggiunge il riso e si tosta, fino a che non comincia ad aderire il mestolo alla casseruola. E poi si comincia a bagnare con il brodo, con il brodo di carne ben caldo, un mestolo alla volta, fino a che non lo assorbe e non lo riaggiungete, sempre mescolando sale, pepe, zafferano stemperato in poco brodo solo alla fine, e quando è al dente togliete dal fuoco, aggiungete il burro rimasto a dadini, il parmigiano e lo zafferano, girate bene, coprite e dopo 3 minuti mescolate ancora e servite. Allora, noi siamo molto contenti, parlando con le mie ragazze qua, e abbiamo visto che comunque c'è cuore e preparazione, capito? Sì. Beh. Molto bravo. Quindi ci aspettiamo grandi cose da questi due risi. Mamma mia. Sai che il risotto, no? C'è questo, alla Milano c'è questo problema del midollo. Ma una maniera molto carina di servirlo è servire a parte in un altro piattino il midollo che si scava con il cucchiaino. Io sai come lo amo? Fare l'osso buco e poi se ti pranzo risotto, giornata leggera, pranzo risotto, la sera riso al salto schiacciato in padella, sì, croccante con sopra l'osso buco. A me mi arriva l'osso buco, faccio così e poi prendo... con la cannuccia sì, no, niente, proprio la vicina, e cos'è? Come capisco, capito? Che formichiere con la lingua, la butto dentro e poi dopo mangio con calma il risotto. Non ti invito mai a cena a Milano da un amico perché fareste fare brutte figure. Sì, 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 nel ristorante. Allora, sul blog non credo che lo facciano col midollo. Non lo fanno col midollo. No, però come fa la signora che sta mettendo la zucca? Ad esempio, sul blog ci sono risotti alla milanese con, non so, la zucca, lo zafferano... Zucca, zafferano e poi magari ci metterci un elemento croccante tipo... Tipo? Di? Dai! Gli amaretti. Facciamo, così abbiamo chiuso, va bene. No, tipo... Ci aspettiamo grandi cose da te. Sei diventata rossa come il rossetto. No, davvero? No. Vabbè, comunque, risotto alla milanese con la zucca, lo zafferano, elemento principale, e un elemento croccante o il bacon o il guanciale, ad esempio. Bacon affumicato? Sì. Mm. Io torno in cucina perché oggi mi diverto. Allora, abbiamo messo giusto un pochino di tomino. Perché buttarlo? Ma infatti, giro con... quello è caduto a terra. Te lo lavo. Perché con quello righi tutta la padella, sai? Lo so. Grazie. Ci mancherebbe. Allora, risotto, la zucca cotta a parte. Sì. Qua i tomini sono pronti, hai preparato la decorazione. No, aspetta, poi devo continuare la decorazione. Ci mancherebbe. Quanto manca? Pensa al risotto, fallo buono. Allora, qua siamo in fase. Stiamo mantecando con dell'olio di oliva. Sì, quello è vino, eh? Sì. Vuoi toglierlo dal fuoco, per esempio? Già spento. È spento? Sì. No. No, ho sbagliato. 30 secondi.
ho spento l'altro gas. I chicchi di caffè sono puramente decorativi? Puramente decorativi. E la polvere invece l'hai messa dentro? No, no, no. E cos'è? Ah, il cappero che fa quello. Allora, io ti voglio bene. Sì. Te lo faccio io, te lo faccio. Te lo faccio io. Dove l'hai messo? Eccolo. Vai, vai, mantecarino. Altro che campanello qua, eh. Vieni, vieni. Stop al tempo, stop al tempo. Giovanni, guarda che belli i nostri piatti laggiù. Aspetta. Ormai Giovanni, ci siamo, ho fatto 30, ho fatto 30. Faceva prima della pensione, intanto lo intrattengo sul così. Piatto. Io mi sono occupato di editoria, pur essendo un geometra, mi sono occupato di viabilità, di espropri, lavoravo per una concessionaria autostradale. Quindi proprio quando lei arrivava nei posti sempre l'accettavano sempre con allegria. Sì, sì, sì. Poi se c'era da far da mangiare, anche gli amici mi teneva buoni così. Un applauso! Avanti e fa. Mamma mia. Giovanni ha fatto un risotto allo zafferano con polvere di caffè e capperi. Qua è il momento più istituzionale. Attenzione, prendo tutto? Assaggia prima il risotto. Sì. Quello è una, sì, potete mangiarlo, però insomma più decorativo. Questo sì. Manco la parte mia, sei una iena sei. Bene, stiamo parlando del piatto di Giovanni. Molto buono. Molto buono, concordo. E la polvere di caffè, secondo me, cambia il piatto e dà quella nota sicuramente in più, che è molto ben accetta. Il cappero si sente molto bene, sta benissimo col caffè. Quindi mi sembra ben riuscito, buono anche la cottura del riso, quindi perfetto. Anche a me, a dispetto tuo, è piaciuto molto e la mia temperatura è 36,5. Registrati la puntata, perché questo che ha detto Riccardo sul caffè potrai rivantarti. Sono onorato, davvero. Perché hai fatto bene, a me stia. L'equilibrio. Complimenti. Stiamo aprendo la testa, Riccardo. Qua è dura, Fiammetta. Ti giocai voti dopo, aspetta. Fiammetta. Avrei messo i capperi più tardi. Perché hanno lasciato il salato, ma l'aroma del cappero lo sento poco e è troppo dominante il caffè in rapporto. Cioè, però l'idea di metterlo solo sopra verso la fine, verso la fine, invece l'ha messo abbastanza. Ho assaggiato il brodo e mi sembrava un po' insipido e ho messo un po' più di cappero. Però l'idea è molto originale. Grazie. Nicoletta adesso, che ha fatto nonna Letta, ha preparato il tomino farcito di risotto al tomino e zucca. Allo zafferano, ovviamente. Allo zafferano tardivo. Quindi ognuno ha diritto a un tomino intero? Sì. A un intero tomino. Non è un finger food, eh? Non è così? No. Poi te lo lascio lì, tanto lo finisci. Molto difficile. Madonna. Vai lì. Buonissimo. Un'altra cosa rispetto al precedente, perché questo è molto saporito, molto strong come sapori, perché comunque il tomino già è sicuramente saporito. Esatto, e sta benissimo anche la zucca. Beh, un ottimo piatto, non si può dire niente, molto molto buono, tradizionale, buono. San Tomino. Questo è il nome del plateau e del mio giudizio. Il melograno è pleonastico. Ok, va bene così. Sì, sì, lo penso, mentre lo mettevo ho detto questo è un po' pleonastico. Esatto. Si ammetto.
è molto carina questa idea anche nella presentazione di avere, abbiamo visto molti risotti serviti in una ruota svuotata di grana, no? E questi invece sono individuali, cioè risottini individuali dentro il tomino è anche risparmioso, il tomino stesso poi insaporisce il risotto, è molto buono, il tomino ha una mezza, non è troppo saporito, però è molto interessante e la zucca dà una nota croccante. Votatelo da 1 a 5 il piatto di Nicoletta, il tomino farcito di risotto al tomino e zucca. E brava Nico. Brava Nicoletta. Risotto allo zafferano, capperi e caffè di Giovanni. Gran punteggio, 15 a 13 per Nicoletta su Giovanni. Bravi, perché tutte e due molto alti come punteggio. Adesso ci rilassiamo un attimo e andiamo in pubblicità. A tra poco per il secondo. Bentornati in studio a Cuochi e Fiamme, grande sfida. Due risotti allo zafferano che hanno messo in difficoltà i nostri giudici, in quanto buonissimi entrambi. 15 a 13 per Nicoletta su Giovanni. Quindi sceglie Nicoletta tra orata o alici. Orata. Orata, più grossa, si mangia di più. È l'orata l'ingrediente principale della prova di creatività. Orata, già pulita, sfilettata, senza spine. Altri 30 secondi di tempo per fare la vostra spesa. È creatività la prova, eh? Azzardate. Via! Con calma entriamo in dispensa. E tiriamo fuori grana di nocciole, pecorino e parmigiano. No, pecorino e pecorino. Qua abbiamo finocchi, arance, carote, limone, cipolla, aglio, peperoncino, prezzemolo e origano. Qua abbiamo vino bianco, zucchine, patata, aglio, rosmarino, prezzemolo, cipollotto. Che è a loro? No. È a loro. Mentuccia Timo, pane, pane raffermo, pan grattato e uova. Polpettina? Che bella pomodoro, pecorino, stop! Ammazza quanti ingredienti. 10 minuti, via! Che ci fai una polpettina con tutto sto pane? Sì? Combinato? Sì, hai capito? Ogni tanto faccio il cuoco. Nel tempo libero, sai, fra. È il mestolo? Che ti manca? Un mestolo. Un mestolo? Lì. Per l'acqua? Per cosa? Sì, che per prendere, bagnare il pane. Guarda, stanno qua. Vabbè, forse voglio fatto, aiutare Nicoletta. Ha già con mestolo, forza. Avanti. Lì ho risolto, dai, ho bagnato già. Ha già fatto, come lo fa? Lo bagni con il brodo, poi? Sì, poi metto a lessare nel brodo. L'accendiamo il brodo? Sì, sì, l'accendiamo. Vai, l'accendo io, dimmi che fai. Grazie. Oggi mi sento molto... Nel brodo... Ah, la butti così? Sì, sì. Quindi lessi il pesce nel brodo vegetale, pane ammollato con il brodo. Il coperchio. Il coperchio. Ma perché li mettete di là? Però Simone, queste cucine c'è tutto e non c'è niente, eh? Guarda, comunque, tu mi scatini ricca. Guarda, guarda, per vabbè, cosa ti serve il coperchio? Per quella? Per far bollire prima il brodo. Ma guarda, ma è bollente però, guarda. Brava, bravo, fai così. La mandolina per tagliare la zucchina, che ci fai? Ci faccio delle lamelle che poi passo a scottare in padella assieme ad alle altre lamelle di patata. Ma l'accendiamo la padella? L'accendiamo? E allora ecco la padella, la tua risposta definitiva? L'accendiamo, tutte e due? Così almeno si scalda e poi quando è pronti gli ingredienti... Certo, tac. Grazie. Che ci fai con tutte queste belle verdurine tostate? Le verdurine tostate le metterò sopra, le disporrò sopra il filetto dorata. E là, filetto, te l'ho rubato. Sì, qui. Sì, no, no, va bene. Il filetto dorata con intervallato con della menta e del pecorino. Ma da chi prendi queste ricettine? Ho dimenticato l'olio. Ah, no, sta qui. Non dovevo venire.
Vuoi lo rompiamo così esce prima? Oh. Secondo me la produzione mi odierà perché sì, ogni volta. È vero. Sì, vabbè, per la velocità. Anche vedendo. Allora. Ho detto tutto quell'olio. Ricapitoliamo un attimo le ricette. Sto tagliando un po' il pomodoro questo, e faccio ma una queste pizzaiola. Verdure devi tritarle? No, 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 quelle le devo mettere nel brodo. Ah, ok. E poi una parte mi serve come decorazione. Ok, ma mettiamo. Vabbè, tanto ormai è cotto il pesce. Sì. Che ci frega. No, non ancora. Ma guarda, se non le vuoi mettere, no, era solo perché l'ho viste lì, Sì, no, no, ma mettiamolo, è sempre più buono. Ma secondo me è già cotto il pesce. Nonna Letta, controlla bolle. Il pesce. Lo guardiamo insieme. Ma non bolle, tesoro. Io ti ho detto fallo bollire. Poi mi ha detto, no, è caldo. Vedi, no, no, no. No, no, ancora un po' più. Dai, vabbè, va, non ci mette più niente. Guarda, sai cosa? Ci mettiamo le foglioline che danno un po' di profumo. Sì, bravo. Vai. Proprio vai, vai. Ti lascio lavorare. Mi allora. Mi dicevi dove le prendo queste ricette? Le prendo. Magari sono due, tre ricette messe insieme. Certo che da gente come te, quelli come me, che sono i cuochi che si improvvisano, che hanno amore per la cucina, eccetera, hanno da copiare e da imparare. Il nostro lavoro è proprio comunicare. La soddisfazione è proprio quando il massimo sarebbe lavorare con te in uno dei tuoi catering. Guarda che non sono sempre così, è vero, è quando vero. Ci sono 300 persone a tavola. Immagino. Vai, prendo spunto io dalla tua oggi, va bene? Grazie. Ti omaggio di questa ricettina. Prendete l'orata, sfilettata, lasciatela con la pelle, squamata, senza le spine all'interno. Prendete le zucchine e la patata, le grattugiate con una grattugia che faccia le scaglie, tipo quella da Emmental. Le condite con sale, pepe e un'erbetta a piacere, anche la mentuccia sta bene. Le lasciate riposare in un colino in modo che perdano un po' di acqua e poi le disponete sul pesce dalla parte della polpa, la parte bianca. Infornate con carta forno oleata, olio sopra, con una granellina di mandorle a filetti, magari di pistacchi che danno un po' di colore verde. Un po' d'olio sopra, vanno sotto il grill a 200 gradi per circa 10 minuti, in modo che sopra le patate e le zucchine proteggano il pesce, ma automaticamente si tostano e si cuociono. Magari qualche pomodorino ciliegia cotto insieme vicino, gli dà anche un po' di sughetto e poi è buono come contorno. I miei giudici che oggi sto trascurando un po'. No, no, ma è giusto. Ah, orata, versatilissima, ormai anche piuttosto economica, perché comunque la pezzatura piccola si trova tutti i giorni, anche di buon allevamento. Come la facciamo? Tre ricettine veloci. Più che altro anche sul metodo da utilizzare, come dici spesso tu, con la carta fata, così si fa molto velocemente. Il filettino. Esatto, il filettino con gli aromi necessari, per cui ad esempio il timo, frutta secca, magari un pinoli. Possono stare bene anche delle uvette, possono stare bene pomodorini pacchino, si chiude tutto a sacchettino, si mette in per chi forno. Non lo sa a casa, la carta fata è una sorta di carta da forno trasparente. Esatto. Che ci permette di fare dei fagottini un po' più chiusi rispetto alla carta e forno e permette di cuocere tutto insieme come in un vasetto ermetico. Esatto. Quasi. Sì. E i gusti restano perfetti. L'orata è tipo la cernia? No, no. Allora guarda, voi prendete una cernia, dei tronchi belli surgelati, già comodi che te li prendo a disco così, li mettete al vapore senza erbette, niente, proprio l'acqua normale del rubinetto di casa, poi dopo quando la tirate fuori la scodellate nel piatto, un filo d'olio, sale, pepe, limone, un po' di maionese e poi vedete la delizia. E poi vedete che cartella clinica vi danno, perché questa sì che è da clinica. Questa è proprio, no, molto buona, la cernia poi perché quando è congelata trattiene all'interno tutti i succhi. Come ah, perché il profumo lo dai nel freezer. No? Sì, certo, tieni aperta la cipolla, buona, il coso è nel buona, è sempre come sembra pescata, appena pescata, capito? Ho sentito campanelli no, sbattimenti di cose lì. Allora, a me piace una oratona di pescato, quindi di pescato, possibilmente su un letto di alghe. Mi piace molto. Ma cotta insieme? Alghe. Ma non quelle di Ostia, no. Vicino al combo o alghe. Diciamo, o anche la lattuga di mare, quella che si usa anche per fare le frittelle. Eventualmente, e poi un pochino di croccante tipo mandorle. Ma cotta intera? Leggermente affettate sopra. Sì, mi piace cotta intera. Allora, nonna Letta è così brava in cucina perché lei è figlia d'arte. Chi era brava brava in cucina? Mia madre. Tua madre? Ha vinto e anche che ti faceva? So che ha vinto anche un sacco di premi. Sì. Ma aspetta un attimo, ma tu devi fare ancora le polpette? Sì, sì, no, ecco. No, manca due minuti, Brucia? Sì. Lo vuoi fare con un mestolino? Sì. Vai, t'aiuto? Sì.
falle te, Massimo. No, 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 le faccio io. No, non brucia tanto, dai. Vai, io giro, non faccio niente, Giovanni, io giro soltanto. Vabbè, vabbè. Come le cuoci queste? Le devo friggere, metti un po' appunto, d'olio. Vai, sì. Agli ordini. Sì. Le devi friggere fritte in immersione? Sì, in immersione proprio. Ok, quindi possiamo usare anche queste. Andava messo prima l'olio. Dove l'hai messo? Eccolo. Quindi, come... Ecco l'olio. Falle con calma perché tanto l'olio ha bisogno di tempo. Ma l'olio d'oliva le facciamo? No, se voi avete altro olio, non lo so. Se... Io questo ho visto. Oggi infrango tutte le regole di cuochi e fiamme. L'avevi preso, sì, l'avevi appoggiato qui su. Ah, ecco. Quelle semi, no? Quelle da come esce, sì. Allora, qua abbiamo fatto, diamo anche la ricetta. Allora, ho fatto un pomodoro con, la, con l'aglio e un po' di... peperoncino. Di... Peperoncino e un po' di tanto, pesce. Tanto, mi sembra, eh? E pesce. No, è bello piccantino. Lo togliamo il peperoncino? Sì, togliamolo. Vai. E quando ho finito, quando è cotto, devo assaggiare. Senti, io ho un'idea, sai? Ho un'idea, posso? Che dici, posso? Sì. Se lo vinciamo il kit è metà per uno però, eh? Va bene. Allora, se queste le pressiamo bene, sì, tipo così, no? Le fai un po' più hamburgerino. Queste extravergine, le fai ciaf ciaf, cotto di quel cotto. Ah, va bene, va bene, le faccio. Fai anche la scarpetta. Beh, l'ho fatto per lui. Bravo, sì, bravo. Però sarebbe finito il tempo adesso, sai. No, cioè, no, vabbè, ma tranquillo. No, ma ha fatto, dai. Sì, sì, ha fatto, certo. 5 minuti cuociamo il pesce, poi è pronto. L'origano? L'origano? Ecco. Pensa alla polpetta che mi è finito il tempo. Aspetta. Aiuto. Bene, Giovanni, posso fare qualcosa perché mi sento un po' in colpa che... Dai, va. Vai, vado? Sì. Sorridi mentre vai dai giudici. No, aspetta. Allora. Ok. È finito? Vai. Ecco. Hai visto? Cioè, mi dato... Secondo me è un po' bruciata la polpetta, però. Ne volevo fare tre, però. Ah, ma il pesce era già cotto. Sì, sì, il pesce bello. È cotta, è cotta. Va bene? Giovanni, così? Guarda che meraviglia. Allora, questo è il piatto di Giovanni. Ha fatto un filettino dorata in manto di patata e zucchina. Molto, molto light per esaltare il gusto del pesce. Allora, come l'hai cotta la cerni? Sì, dai. La cerniarata. L'ho appena scottata con un po' d'olio, gli aromi e un aromi un, sarebbero timo e... Timo e cipolla. Timo e cipolla. Timo e cipolla. E un po' di vino bianco, appena appena. Un bianco. Sì, è proprio... Si sente? Light, forse. Anch'io amo questi tipi di pesce dall'isca, piuttosto, come sono buoni, neutri. Sì. A voi la parola. Molto buono. Molto buono. Molto buono perché, come diceva Maestro Riccardo, si sente il pesce finalmente, nel senso che non c'è una lavorazione tale per cui il pesce viene coperto da altri sapori. Molto semplice, molto estivo come piatto, però nella sua semplicità perfettamente equilibrato. Ottima critica. Riccardo. Io mi trovo d'accordo con Chiara Maci perché con questo piatto si sente il pesce. È proprio un pesce straordinario che sta molto bene con la zucchina e con quel velo di sfoglia di patata. Quindi ottimo. Potrebbe sembrare un piatto un po' da clinica e invece no, perché c'è tutto il sapore, perché è stato insaporito durante la preparazione. Per cui è molto piacevole, leggerissimo e molto molto buono. Visto? Piace molto. Grazie. E adesso? Questo è il piatto di Nicoletta, una zuppetta,
di pomodoro piccante con la cernia bollita dentro e la polpetta di cernia diorata. Sto fregato con sta cernia. Di pesce, di pesce. Sto fregato con sta cernia. Io mi mangio questo come io perché mi in clinica mi si portano a me oggi. Sì. Come si sta aprendo la mia testa, anche la tua. Perché il mio frizzo. Si sta aprendo alle follie. Hai capito? Cernia orata, unisci tutto il pesce cane, è uguale, è pesce. Allora, adoro questo triplo piatto, dentro non c'è niente. Oh, wow. È freddo? Brucia il peroncino. È piccante? No. L'ho visto che era... Ma anche la temperatura, questo devo mangiarlo per legge. Oh. Fateli sempre così perché è un modo per... Mazza che meraviglia. Buonissimo. Buono, buono. Piccante no, al punto giusto. No, sì. Ti dirò che non essendo cotta molto bene la polpetta, viene meglio secondo me. Non è croccante e se fosse stata croccante in umido perdeva un po', invece così è proprio perfetta. Capito? Anzi, facciamo così, lo mettiamo qua così si capisce meglio che di questo che stiamo parlando. Riccardo, aspetta, sì. scusa. Ok. Grazie, Simone. Gessetti, non si vuole? No, parla, di che se ti piace la cernia, detta anche allora, orata. È un oggi. Piatto straordinario, fa molta amicizia, un po' tipo te, portato in questo barattolino di coccio, questa padellina che fa subito comfort. Fa un po', cacciucchino. Fa un po' cacciucchino, fa un po' coccio delle meraviglie, proprio la gioia di voler bene a qualcuno davanti al dinner con un bicchiere di frascati. Bianco, ghiacciato, secco. Sì. Bene. Ti ammetto. Che ti sembra questa cernia? Che sapeva un po' dorata secondo me. Sembrava tanto dorata. È eccellente il pomodoro appena scottato così e non troppo consumato. Peperoncino c'è, però è spento molto bene, armonizza sia col pane che ci vuole, pucciato bene, sia con la mitica cernia, esatto, travestita da orata, che è molto delicata. Quindi un grande piatto, oltretutto leggero. Molto bene. Votate da 1 a 5 il piatto di Nicoletta, che ha voluto appositamente fare tutte queste cotture veloci. Esatto. Nicoletta, stai sbancando oggi. 15, eh? Attenzione, proseguiamo. Piatto di Giovanni. Va bene. L'orata in crosta di patate e zucchine alle erbette fini, così sì. Si dice. Cioè, no. Ragazzi, perfetto. Bravissimi! 15 pari, la cernia, 30-28, punteggi altissimi. La gara finisce pari, prima ha vinto la gara Nicoletta, quindi anche adesso sarà lei a scegliere. Guarda come hai ridotto la cuscina, Nicoletta. Poi la pulirò. No. Marron glacé. O formaggi, aspetta, vanno presentati, quindi. Non si cuoce, cioè puoi cuocere, ma presentazione. Marron glacé o formaggi? Sì. Marron glacé. Ma buoni, eh? Sono i marron glacé l'ingrediente per la prova di presentazione. I marron glacé, questi sono interi, quindi potete farci qualsiasi cosa. Elaborateli con frutta, lingue di gatto, aromi vari, frutta fresca, vostra fantasia, soprattutto l'occhio che vuole la sua parte. 6 minuti, via. Allora. Bravo che parti da solo, vai. Una bella mela. Che la tagliare, Ti tagliare, No. Il coltello. Vabbè. La bella mela che ci fai? È il coltello sbagliato, ma ho trovato il peluchino. Hai visto? Che ci fai con la mela, Giovanni? La grattugio e faccio il fondo. E poi su ci compongo una torretta di marroni come se fosse una specie di... un piccolo profiterol. Una torretta di marroni? La torretta. Una profiterol, ci piace. E su un piemontese. E piemontese. Cucchiaio. Che ti serve? Ho perso la grattugia, ma fai stesso. Cambiamo. Ma protestiamo un po' contro... perché insomma... Te lo trovo subito il cucchiaio.
L'hanno dati tutti a Giovanni. Tu la Coppa Martini mi tiri fuori, che ci fai? Faccio la coppa d'autunno con crema di marrone, con glacé, ricotta, granella, cacao e accompagnata da lingue di gatto. Vai, facci vedere. Anzi, cucchiaio, se me le te lo dai, ce l'hai in mano. Te ne serve un altro? No, caro. No? Ti basta? Panna cotta al marrone glacé. La facciamo un po' più leggera però. 250 grammi di latte, 250 grammi di panna. 5 grammi di gelatina in fogli, 120 grammi di zucchero, però attenzione, a seconda di quanto sono dolci i marron glacé vi consiglio di aggiustarla man mano che la preparate. I marron glacé, 100 grammi circa, lamponi per decorare oppure ancora marron glacé se vi piace molto dolce schiacciati sopra. Come si fa? Si scioglie la panna e il latte insieme con lo zucchero. Si aggiungono marron glacé schiacciati, sbattendo con una frusta o meglio ancora col mixer immersione, così viene omogeneo. Assaggiate di dolcezza, aggiungete i fogli di gelatina ammollati in acqua fredda, appena sono sciolti li stampate anche in dei semplici bicchieri di carta, così li fate raffreddare in frigorifero, li rompete e la sformate. E poi sopra o lamponi, oppure per un gusto acido, oppure ancora marron glacé schiacciati per un effetto Mont Blanc. Io noto che qui si sta andando verso una tranquillità, non so se tu noti, sì. Siamo tutti felici delle preparazioni di questi nostri concorrenti. Vi vedo a vostro agio. Come siamo mai? Siamo... Perché avete assaggiato i piatti prima, vi sono piaciuti, il punteggio di oggi è altissimo e quindi siete tranquilli. Anche questi dolci sono tranquillissimo, promettono di essere qualcuno. Deliziosi a vedersi. Che molto... Un altro cucchiaio. Un altro cucchiaio, io lo sapevo. Grazie. Ci mancherebbe, è il mio dovere. Allora, cosa abbiamo messo? Sotto crema di marroni. Poi ricotta zuccherata. E... Marron glacé, adesso metto... Ah no, però voglio fare così. Lo togliamo, c'è il tempo. E quello cos'è? Panna? Sì. Leggero questo, eh? Ci metti niente di frutta? Sì, sì, aspetta. Non glielo dà il nipotino due anni e mezzo, però, No. E poi a parte che non gli piacciono i dolci. No? La prima volta che sento un bambino. No, ma forse a quell'età non. Qua che fai? Insomma. Hai fatto mela sotto tagliata con. Cioè, ormai ti sei allenato a fare le cose a velo. Perché è sottilissima, bella. Panna. Marron glacé che fanno una torretta con le fragole. Quindi hai alternato la dolcezza del marron glacé all'acidità e la pulizia in bocca della fragola e della mela. No, l'hai fatto bene. Sì, no, esatto. Ok. Un minuto e mezzo. Arrivo. Tutto si... No, tutto, un minuto e mezzo in generale. Tutto si definisce con questa gara perché, ricordiamo, ci sono soltanto 3 punti di differenza. Due punti. Bravo Riccardo, 2 punti. Bella gara, punteggio alto. Se avete finito potete anche darmeli subito. Qua andiamo di violetta. Il chiodo di garofano. Tu quando cucini dai anche a casa, no? Dai anche un senso alla Quello me l'ha insegnato mia madre. Mia madre era non ho fatto ancora la domanda. Quello volevi dire. Notaio? Ah, pensavo volessi dire le. Sì, se dai. Sì. Sì, sì, ah, sì. E allora ho capito bene. Ma io sono nata prima di te. Sto zitto, non dico niente. Volete un consiglio? Non ci mettete più niente. Vai, così è bellissimo. Sì, anche semplice da portare questo, eh. Vai. Stop. Ragazzi, siete proprio bravi, sapete. Ve lo faccio io l'applauso, grazie. Guarda. Dan dan. Guarda che belli. Ammazza. Allora, qua... c'è da guardarli bene, pensarci, sì. Ammirarli, perché qui si definisce tutto e quindi mi sembra giusto prenderci un po' di pubblicità e torniamo per vedere chi vince tra i due. Eccoci tornati in studio per vedere il finale di una gara bellissima tra Nicoletta che conduce per 30 a 28 su Giovanni, bravissimi entrambi,
L'ultima prova era elaborare e presentare un marron glacé. Questo è il piatto che ha preparato Giovanni per voi. Una torretta di marron glacé alternata con fragole, mela verde e poi decorata con violette e lamponi. È molto originale, sembra quasi un po' una composizione musicale, no? Sì. Con anche perché lui è appassionato note di musica classica. Ah, questo non lo sapevo. Non lo sapevo, si vede che c'è un ricordo. Molto anche semplice da fare, perché tu prendi marron glacé, poi li alleggerisci con queste mele ed è molto allegro questo fiorellino, così. Bello, un piatto pieno di gioia. Dacci una colonna sonora classica da abbinarci. Beh, ci potrebbe stare l'inno alla gioia, ma anche una gazzaladra. Anche una gazzaladra, nel senso che eccolo. Sì, esatto. Io devo dire che questo piatto, oltre ad essere una gioia, come dice giustamente Fiammetta Fadda, è elegantissimo. Con questo pervinca della violetta che va, esatto, molto quest'anno. Pervinca va. E questo rosso bauxite di Payne, mi piace, il rosso bauxite, si applica al grill, il caffè è del un risotto. Piatto chic e ci sta bene. Questo cosa sono? Chiodi di garofano? Sì. E ti dicevo questo, no, che è molto bello il piatto bianco con le mele, con questo bianco sporco, stupendo. Tono su tono, elegantissimo, chicchissimo. Infatti io non avrei scelto un altro piatto, questo è proprio perfetto, è armonico questo piatto, è armonico nei colori, con questo viola, questo lilla che sta molto bene, è armonico secondo me anche nei sapori, pur solamente vedendolo senza neanche mangiarlo, perché ti dà l'idea, il marron glacé è un elemento normalmente molto calorico, molto pesante, alleggerito con la frutta, molto bello. Rimanere in tema, una sviolinata dei nostri tre giudici per Giovanni. Molto bene. Adesso succede. Molto bene. Noi siamo contenti perché io sono dalla parte dei concorrenti sempre. Esatto. Questo invece è il piatto di Nicoletta, chiamato Coppa d'autunno, con un fondo di crema di marroni, ricotta lavorata, marroni glacé sbriciolati, panna, lingue di gatto e uva. Beh, io suggerirei alla signora, forse non fa parte di questo circolo, c'è un circolo che si chiama Fornarine. Conosco. Dove sono delle signore, in varie parti io d'Italia, di Parma. Sono delle signore che invitano a casa propria, una volta alla settimana, due volte alla settimana, e cucinano per chi si iscrive a queste loro cene. Questo è certamente un piatto che funzionerebbe benissimo in una di queste occasioni. È molto ghiotto, si mangia molto bene, poi lo assaggio. Dunque, io vorrei fare un appello alle fornarine. Vorrei essere intrufolato in queste schede in modo tale da assaggiare ogni lunedì e martedì anche un posticino per Simone Ruggiati. Ve lo dico, lui dice di no, poi dopo ci vorrà venire in ginocchio. No, ma non dico di no all'invito, vi consigliavo perché immagino quello che porta Gessetti a casa. Sì. E invece questo è un piatto meraviglioso, le lingue di gatto, c'è anche quello del marron, è un piatto stupendo. E per una volta, guarda cosa ti dico, questa polverhouse da sopra mi piace pure, che te devo dire di più? Avanti, è bello. C'è un mai di consala. Ma siamo tutti felici, siamo tutti felici. Sì, di questo. E per una volta Riccardo il piattino Rosso sta anche bene sotto al bicchiere. Perché il marron glacé, tutti i luoghi comuni tutti di questa giuria. Comuni. Questo è un bicchiere goloso che mette d'accordo tutti, perché piace sicuramente ai bambini, piace sicuramente a tutti quanti, perché si percepisce comunque la goloità, ti viene voglia di mangiarlo, l'obiettivo è quello, quindi non solo esteticamente bello, ma molto invitante. Gessetti alla mano. Perfetto. Musica di sottofondo, qua ci sarebbe una musica un po' più di suspense. Partiamo a votare il piatto di Giovanni. Ok. Ci. Mi raccomando. Ma certo. Ehi là! Un'altra amplen della giuria. Sì, oggi voti altissimi. E questo è il piatto di nonna Letta. La coppa d'autunno. E se non erro, c'è parità! Cioè, 15-13 per Giovanni,
Io sono contento perché se lo meritano entrambi, vincono entrambi il kit di Cuochi e Fiamme, quindi non lo divido neanche io, mi toccherà un mestolo. Venite con me, avete vinto entrambi, bello così, bravi, bravi, bravi. Grande gara Cuochi e Fiamme, ogni giorno un sacco di ricette, state con noi. Bravo, ma per... come mio marito, come... solo determinate detto, cose. Ma ha fatto tutto bene, bravo, grazie. Bravi ragazzi. Complimenti. Guarda che meraviglia. Venitemi a dire. C'era l'impendola. Cattiva. Sì. Mi ha mandato l'email. Adesso lo posso dire. Grazie. Pure il chiodo di garofano broccato.